Questa manifestazione mi serve, mi è utile, mi dà forza, perché sono attaccato, accusato di essere peggio di Hitler. 300-400 persone si sono ritrovate questo sabato mattina alle 10 davanti alla prefettura di Bergamo per protestare contro la gestione del fenomeno immigrazione. Presente il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, che da giorni è impegnato in un tira e molla con il governo. Ho proposto i tagli ai comuni che accoglieranno gli immigrati, ma la Costituzione non lo permette, mi è stato fatto notare da più parti. Premierò allora, ha affermato Maroni, quei comuni lombardi che hanno cittadini in difficoltà, questo la carta lo consente. Io invito il governo a risolvere un problema. C'è un problema, c'è. Basta vedere la stazione centrale di Milano, la stazione Termini di Roma, basta andare in giro per le città. C'è un problema e il governo non è in grado di risolverlo. Noi diciamo questo. Non cavalchiamo nessun sentimento razzista, queste sono le solite palle, ok? Per usare un francesismo. Noi, io, Zaia, Totti, gli altri, abbiamo sollevato un problema e il governo è incapace di risolverlo. L'Europa ci prende a pesci in faccia e noi dobbiamo affrontare, noi nelle regioni, i sindaci, la gestione di un fenomeno che non siamo in grado di gestire per l'incapacità del governo. E sono sindaci di destra, ma anche Felicia Casson, per esempio, che non mi pare sia di destra, ha detto la stessa cosa. Deborah Serracchiani, governatrice del Friuli Venezia Giulia, un mese fa ha detto basta profughi in Friuli Venezia Giulia. Questa è la verità e la realtà. Poi c'è l'ipocrisia di una sinistra che vive su negli attici, con l'aria condizionata, che non si accorge di quello che succede in mezzo alla strada, ma è un problema della sinistra. Il governatore è anche ricordato come durante la sua esperienza da ministro degli interni alle prese con la crisi libica aveva tenuto gli immigrati lì ed è questo che deve fare l'ONU. Se non si trovano accordi bisogna mandare i caschi blu e fare tendopoli in Libia, con critiche indirizzate ad Alfano, incapace sui profughi. Nel 2011 arrivano 40.000 tra profughi e clandestini nei primi 5 mesi del 2011. A seguito della primavera araba, 40.000, adesso ne sono arrivati più di 200.000, prima cosa. Secondo, io mi sono sbattuto nel 2011 e da luglio del 2011 non ne sono arrivati più perché ho bloccato le partenze e ho rimandato indietro più di 13.000 rimpatri. Tutto questo il governo non lo sta facendo, quindi invito il governo a fare quello che fece allora il ministro dell'Interno, gestire l'emergenza, ma soprattutto risolvere il problema. Questo deve fare il governo, se no è sempre colpa di Maroni, va bene, colpa di Maroni, però poi insomma noi la soluzione ce l'abbiamo. Noi denunciamo questo fatto, se poi è sempre colpa mia, pazienza. Una risposta obbligatoria, le notizie che arrivano dalla frontiera francese con la chiusura delle frontiere, lo stesso dall'Austria, dalla Germania, noi stiamo continuando a far entrare persone che rischiano veramente di far scoppiare una rivoluzione. Cosa chiedete alla prefettura? La prefettura di dare una risposta rispetto a quello che è stato chiesto da parte dei governatori, ovvero che non si rendano complici del ministro Alfano. Non c'è più posto e lavoro per noi e continuano a pretendere di farne venire da fuori. È una cosa che sembra che volutamente sia finalizzata a determinare degli scontri sociali e dei disordini.